passato, presente e futuro, noi siamo archeologi, quindi siamo abituati a quello che il mondo ci guarda, no, come dei personaggi un po' polverosi che scavano tombe, eccetera. In realtà noi siamo abituati a guardare al passato e la nostra idea, la nostra speranza è quella di vivere meglio il presente, di ricavare dal passato quelle opportunità che possano essere utili al presente, non dimenticando il futuro. Questo è il manifesto dell'archeologia contemporanea, quindi il progetto, la progettazione futura, che poi tra l'altro è l'aspetto anche fondamentale dell'università attraverso la formazione e la ricerca, ci vede coinvolti pienamente. Oggi celebriamo e onoriamo il lavoro di Confcommercio Taranto, molte attività sono state svolte qui, i workshop, come vi dicevo, che avevano visto i pescatori protagonisti qui al Marta, ma molte attività sono state svolte presso la sede di Confcommercio. Presso Confcommercio, attraverso numerosissime riunioni, abbiamo costruito la mappa di comunità dei pescatori del Mar Piccolo, uno strumento fondamentale, no? Che serve poi alla strutturazione dell'ecomuseo. Avevo dimenticato di ricordare l'ecomuseo del Mar Piccolo, che già esiste, già strutturato, l'ecomuseo del comune di Taranto, l'Eco Parmar e il suo direttore Marco D'Adamo, e quindi noi abbiamo realizzato quella che vedrete, quella che vedete qui nella locandina, la mappa di comunità dei pescatori del Mar Piccolo. Possono essere realizzate decine di mappe di comunità, a seconda della categoria a cui ci si rivolge, anche ai bambini. In questo caso abbiamo chiesto ai pescatori di descrivere il Mar Piccolo di Taranto, il loro territorio, e questo è il risultato, peraltro con dei questionari che abbiamo anche pubblicato, molto, molto articolati. E quindi passo la parola al presidente Leonardo Giagrande, che è il protagonista di oggi con il suo team. Sì, grazie professore, grazie a tutti. Hai detto bene, con il mio team. Nel senso, partiamo intanto da un insieme di persone che hanno collaborato a questo progetto, parlo in questo caso di casa mia, di Confcommercio, quindi diciamo da quelli che menzionerò, e solitamente avendo insomma la dottoressa Giorgi che non collabora con me, strettamente nella comunicazione, solitamente dice presente, io ti preparo le cose ma poi vai a braccio e quindi quello che senti, cioè, fai fatica. Stavolta glielo leggerò, ma per un fatto, perché non voglio dimenticare, siccome è la parte finale, non voglio dimenticare nessuno, ma a me piace comunicare sentendo quello che tu in realtà senti e quello che tu trasmetti, perché nel racconto che facevate, io adesso vedevo passare i bambini. Mi ricordo che quando sono diventato presidente, questo c'era un piano soltanto qui, mezzo diroccato, sopra era chiuso, non si sapeva se mai si arrivava a vedere quello che oggi stiamo vedendo, che è una cosa fantastica, e credo che si stia veramente iniziando, e qui ha ragione l'assessore, di un percorso culturale di conoscenza e di amor proprio verso il proprio territorio, perché quello che mancava questi 60 anni di contenitori che hanno allontanato, hanno fatto credere che c'era un'economia che viaggiava e per certi versi è viaggiato su a mille, dall'altra parte ovviamente creava tante altre strutture, quindi abbandonando ciò che noi siamo, ciò che è la nostra storia, ciò che noi vorremmo che questa città, questo territorio rappresentasse, che significa le radici, significa la propria, il proprio vissuto, la propria storia. E quello l'avevamo dimenticato, no? Quindi vedere i bambini oggi, quindi io non posso non ringraziare il lavoro straordinario che ha fatto la dottoressa dell'Innocente, perché sennò non saremmo onesti intellettualmente, perché ha fatto un lavoro straordinario, sta continuando il dottor Mercuri, e che io ringrazio anche per l'accelerata data alla, come dire, a questo progetto, perché come dire, ne dobbiamo fare altri, no? Dicevo prima, per certi versi, migliorando quello che magari non ha funzionato, perché insomma ce lo dicevamo prima, però perché dobbiamo dire sempre le cose come stanno, perché sono diversamente, magari non è giusto raccontare solo, come dire, ciò che funziona, ma credo che queste cose servono a conoscersi meglio e a far sì che si rafforzino certi rapporti e si diano risultati. Quindi ovviamente per me fatevi ringraziare il mio vicepresidente Ricario, che l'ho martellato fino alla fine,
Giuseppe, il dottor Gargano, che gli ho tolto la vita, Rita, voglio dire, ovviamente ai miei funzionari, che è la dottoressa Giorgi ed Elena. Quindi credo che veramente abbiamo fatto un gioco di squadra, ma perché io ero convinto, da quando sono diventato presidente, che questa città era tanto alto, tant'è vero che non me ne voglia la politica, mi guardavano, ero contro il mondo, ero da solo contro il mondo, da solo parlo di associazione, eravamo da soli contro il mondo, perché avevamo una visione diversa di questo territorio, che non significa buttare a mare tutto ciò che hai fatto, significa però rendere ecocompatibile qualsiasi forma di sviluppo che rispetti l'uomo, la persona, e che rispetti in questo caso anche i lavoratori e tutto ciò che è sviluppo. Quindi un'idea diversa, che era di un popolo libero che potesse rivendicare la propria dignità, che potesse proporre anche il meglio di questo territorio. Ma questa cultura non la si cambia da oggi a domani, c'è un percorso che si fa, ma credevo fortemente che si poteva fare. E in questo si poteva fare, ovviamente ho iniziato a mettere sul tavolo temi diversi di diversificazione di un tessuto economico imprenditoriale che poteva dare una svolta importante. E questa noi stiamo qui nella testimonianza vera che se poi le cose si vogliono fare si fanno, e questo credo che debba essere un fiore all'occhiello della nostra città, del nostro territorio, perché in Martà non stava da nessuna parte, stava in un angolino forse da qualche parte, ma non era menzionato. Oggi, credo senza essere smentito, ma da quello che leggo, è uno dei più visitati ed è uno che ovviamente attrae anche quello che noi abbiamo e hanno portato qualche settimana fa, cioè, come dire, la storia del viversi e del vivere il mare e tutto ciò che ruota intorno al mare. Quindi era d'obbligo questo passaggio, perché io penso che questa città, assessore, debba ritrovare, al di là dell'unione di intenti, perché sennò gli obiettivi non li raggiunge, e questo mi sembra scontato, ma deve ritrovare l'orgoglio di non essere secondo a nessuno. Lo continuerò a dire fino all'ultimo respiro della mia presidenza, perché starò qui a rappresentare la mia organizzazione. Dobbiamo partire dal presupposto di volerci bene e di credere che non siamo gli ultimi e di credere di avere tanto da far vedere, e lo abbiamo, però bisogna ovviamente costruire un percorso per dimostrare che noi siamo capaci anche di fare tanto altro, e quello che noi stiamo vivendo è tanto altro, e in questo progetto c'è tanto altro, c'è tanta gente che ha lavorato in sinergia per far sì che quella cosa partisse dalla nostra storia, il mare di ciò che eravamo, poi per certi versi abbandonato. Io ho voluto fortemente la categoria, ce l'avevamo alla rafforzata all'interno di Confcommercio, del comparto della viticoltura e della pesca. Mario Ferratrice, come Luciano, il nostro presidente, voglio dire, ne sono una testimonianza. L'ho voluto fortemente perché un'associazione che si dice rappresentare commercio, servizi e turismo e in senso lato, ovviamente, mare, non può non partire da un rafforzamento di un percorso all'interno della propria organizzazione, valorizzando il mare. Il mare di ciò che eravamo, di ciò che siamo, di ciò che vogliamo essere, senza dimenticare quei pagliari. Qui ringrazio l'amministrazione ovviamente per tutto l'impegno, perché non era facile l'autorizzazione e tutto il resto, e qui ovviamente un percorso che si è fatto, ma noi dobbiamo amarci, dobbiamo crederci, non possiamo pensare di essere secondi, terzi, quarti, no, noi possiamo recitare nel parterre non soltanto meridionale, nazionale, un ruolo importantissimo. Voluto fare questa parentesi e leggerò quello che mi ha ovviamente scritto la mia, è giusto che lo faccia, ma solitamente capita che non lo faccio, perché credo che queste cose le devi trasmettere, e io, cioè, per me, noi viviamo un territorio bellissimo, e veramente a volte tu lo guardi, io vado a correre in una riserva naturale a Torre Colimena, quando tu vedi dal mare da una parte le dune dall'altra, i fenicotteri dall'altra, e vedi, dici, ma io qua in paradiso sto, dove sto? C'è un paradiso, cioè non può essere individuato come paradiso, perché è il mare cristallino, delle risorse importantissime. Dobbiamo però avere una vena anche, fra virgolette, costruire anche una vena, fra virgolette, imprenditoriale, cioè non dobbiamo temere di far sapere al mondo chi siamo, dove siamo, che cosa abbiamo, dobbiamo crederci. Questo credo che sia
lo sforzo maggiore che dobbiamo fare, un cambio culturale, un cambio proprio di prospettiva, di approccio, senza dimenticare tutte le forme di sviluppo di questo territorio sano, ecocompatibile, perché io personalmente non condivido chi, anche in termini di imprenditore, sfrutta il territorio, fa disastri e se ne va o comunque crea delle condizioni di grandissima difficoltà. Io lo rigetto, lo ripudio da imprenditore, perché credo che si possano coniugare tranquillamente fare impresa con rispetto delle persone, rispetto dei propri lavoratori, rispetto dell'ambiente e fare un ragionamento sano. Questa è la mia idea da imprenditore, credo insomma nel mio piccolo di poterlo trasmettere, ma questo dobbiamo fare tutti insieme. Leggo quello che insomma mi è stato dato e perché voglio non dimenticare nessuno e ovviamente ringrazio per tutto quello che abbiamo fatto tutti insieme. Nato con l'obiettivo di avviare un processo di sviluppo del patrimonio culturale materiale ed immateriale costiero e marino della comunità di pescatori pugliesi e greci per finalità soprattutto turistiche. Un'idea che ha immediatamente trovato riscontro in Confcommercio quando il professor Danilo Leone, tarantino referente dell'Università di Foggia, la capofila del progetto, ci ha proposto un coinvolgimento in qualità di partner del progetto di cooperazione finanziato dal programma Interreg Grecia Italia. L'Università di Foggia ha una competenza specifica nell'ambito dei progetti internazionali comunitari con riferimento ai beni culturali marini. Abbiamo perciò accolto con entusiasmo la proposta di collaborare in sinergia con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università e con altri ovviamente prestigiosi partner come il Museo Nazionale Archeologico del MART, punto di riferimento importante dell'offerta culturale e turistica del territorio provinciale, con il quale abbiamo già nel passato collaborato per altri progetti di accoglienza turistica e ci siamo detti con il dottor Mercuri che torneremo a breve a parlare e pianificare questa cosa, perché ovviamente dobbiamo fare sistema tutti insieme. Ci è piaciuta l'idea di poter contribuire a creare le condizioni per incentivare una diversificazione delle attività economiche e produttive della comunità costiera e nello specifico del Mar Piccolo, attraverso, come ci veniva anche proposto dai progettisti, la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio di saperi e valori legati all'attività della pesca e della viticoltura. Da quando ho assunto la presidenza di Confcommercio, supportato dal gruppo dirigente che mi affianca, ho sempre pensato, e dico sempre pensato, che fosse necessario puntare su un percorso di ricucitura tra Taranto e il mare. Rapporto purtroppo messo in discussione da decennali politiche di sviluppo del territorio che hanno penalizzato questo legame atavico. I giovani tarantini identificano il mare con le attività del tempo libero, legate soprattutto alla stagione estiva, ma non hanno un rapporto identitario con esso e non hanno coscienza della possibilità che l'economia del mare può sviluppare. Questo è l'impegno da parte di tutti di trasmettere alle giovani generazioni. Noi crediamo da sempre, da prima ancora che Bruxelles tracciasse le linee della transizione giusta europea, che il mare e la blue economy possono rappresentare un importante indirizzo di sviluppo alternativo alla monocultura industriale che ha dominato l'ultimo sessantennio. In tale ottica, anche progetti culturali di ampio respiro come Fish and Chips possono contribuire ad aprire la strada ad un nuovo modello di sviluppo incentrato sulla riscoperta dei valori identitari del patrimonio ambientale e culturale. L'approccio globale e multidisciplinare alle attività incentrate sul mare e che gravitano attorno ad esso ci ha consentito di analizzare il ruolo dello sfruttamento del mare nelle economie locali e mediterranee e di aprire il confronto su nuove prospettive di sviluppo, pesca e viticoltura, attività di trasformazione e commercializzazione, turismo, attività turistiche e quant'altro. L'impegno di Confcommercio nel progetto è stato articolato e complesso, anche se rallentato dalla pandemia che ci ha costretti a rivedere alcune attività programmate. Il lavoro in sinergia con i vari attori ci ha consentito di contribuire all'aggiornamento della carta dei beni culturali della Regione Puglia con l'integrazione riguardante il territorio costiero del Tarantino e l'Ecomuseo del Mar Piccolo. Ne è conseguita l'elaborazione di una mappa di comunità del Mar Piccolo con l'individuazione di itinerari tematici. A supporto di questo percorso di raccolta dati e di identificazione e valorizzazione della memoria storica del territorio, ci siamo impegnati in un'ampia attività di animazione attuata attraverso questionari, incontri, laboratori e workshop che ci contatto e creare collegamenti tra gli operatori del mare, addetti ai lavori, comunità scientifica, archeologi, storici, cittadini e soprattutto tantissimi giovani, e di offrire attraverso un approccio multidisciplinare informazioni ed esperienze finalizzate alla condivisione dei saperi della cultura del territorio legata al mare. Abbiamo individuato itinerari tematici che ci hanno consentito la georeferenziazione dei beni individuati e dei siti sulla piattaforma informatica. Ci siamo avvalsi della tecnologia innovativa per realizzare la mostra del sito dell'Ecomuseo del Mar Piccolo,
come vedete, cioè, abbiamo unito e coniugato ciò che era la storia con l'innovazione, perché credo che queste due cose non vadano in contrasto, se utilizzate bene possono essere un valore entrambi. Oggi siamo qui per concludere con la rappresentazione della mostra immersiva dell'Eco Museo del Mar Piccolo, un percorso che ci ha visti lavorare in sinergia con i partner greci per una visione mediterranea del progetto e con tanti attori del territorio per la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale ed ambientale del Mar Piccolo. Il nostro impegno però non si conclude, perché oggi siamo ancora più convinti rispetto a quando abbiamo intrapreso questo percorso della necessità di dover dare un futuro ai nostri giovani, che attraverso il rilancio dell'economia del mare, quel mare che è la cassaforte della nostra memoria storica e dove possiamo ritrovare gli aspetti identitari che ci danno le energie per cambiare rotta, e non perché ce lo chiede la comunità europea, ma perché se ne siamo convinti, dobbiamo essere convinti, perché dobbiamo essere convinti noi tarantini. Infine, prima di concludere, voglio esprimere il mio sentito ringraziamento al professor Leone dell'Università di Foggia, al coordinatore di Interreg Grecia, il dottor Gadaleta, e di tanti partner con i quali ci siamo interfacciati, e tra questi il talassografico CNR, il comune di Taranto, che ci ha seguiti per i percorsi amministrativi e l'installazione del pagliaro, la riproduzione in scala di un capanno degli attrezzi e di un quadro di mitili in mare, e le associazioni culturali, e tra i tecnici consulenti, il dottor Gargano, la dottoressa Mazzolani, per la conformazione, la dottoressa Giorgi. Infine, un grazie speciale al Museo Archeologico Nazionale di Martà, dove, grazie alla disponibilità della, prima della dottoressa dell'Innocente, adesso del dottor Marcuri, prima e oggi abbiamo progettato l'installazione della mostra immersiva dell'Eco Museo del Mar Piccolo, che rimarrà in dotazione al Museo Martà, per raccontare questa nuova stagione di Taranto, città del mare. Grazie a tutti. Tra le altre cose, Presidente, a ricordare la dottoressa Innocenti, l'enorme lavoro della precedente direzione, ma devo dire c'è un filo rosso che collega le direzioni regionali musei, quindi il dottor Mercuri condividerà quello che sto dicendo, e i musei autonomi, ma i numerosissimi musei che fanno parte delle direzioni regionali. Qui vabbè, non la vedrete, ma dietro le quinte c'è la dottoressa Lucchese, che è direttrice di un altro importante museo pugliese, che è il Museo di Ugo. I musei non sono, le visite ai musei non iniziano e non si chiudono al termine della visita, ma sono il punto di partenza, sono degli hub, il punto di partenza per iniziare un percorso nei territori. E questo è diventato il marco in questi anni, un punto di partenza per seguire poi itinerari all'interno della città e del suo territorio. Abbiamo parlato a lungo di questo, di questa mostra, di questo prodotto, e quindi adesso io chiedo, invito il dottor Cosimo Pignatelli di Geodata Service e Giuseppe De Prezzo del CEPMA, del Centro di Ricerca Europeo di Tecnologie, Design e Materiali, che ci illustreranno gli aspetti tecnici, sì, del funzionamento di questa mostra, di questo prodotto digitale.